Ok, allora direi che possiamo iniziare, tanto siamo registrati, chi arriva dopo eventualmente può sentire. Oggi fondamentalmente facciamo ancora un po' di esercizi sulla parte dei form e dello stato, perché è una parte assolutamente importante da capire e da saper usare bene. E ovviamente sarà una delle parti valutate anche maggiormente per quanto riguarda l'esame, però insomma, credo che diciamo, spendendoci sufficientemente tempo e collaboratorio non dovreste avere difficoltà poi a capire dove mettere lo stato, cosa mettere nello stato e così via. Quindi questa sarà la prima parte della mattinata, quindi fondamentalmente andiamo avanti sull'esercizio che abbiamo già portato avanti l'altra volta, quello degli esami, e finiamo il form e facciamo in modo che questo form sia in grado di aggiungere l'esame alla lista degli esami e poi se ce la facciamo, facciamo anche poi l'editing, che però comunque dovremo andare a rifare la prossima volta per una questione, diciamo, di migliore organizzazione dell'applicazione, quando avremo un pezzo in più che può essere usato nell'applicazione. E nella seconda parte della mattina invece parliamo del context, quindi quelle slide che avete forse già visto online ieri, che è diciamo, un metodo comodo per passare le proprietà a tanti componenti all'interno della nostra applicazione che sono magari distanti tra loro nell'albero dei componenti. Quindi è qualcosa che vale la pena di conoscere e, diciamo, opzionalmente al bisogno utilizzare. Ok, però sicuramente la parte più importante è la questione dello stato. Prima di iniziare e quindi parlare effettivamente del contenuto, vi do un paio di avvisi, direi. Quindi, non questa settimana, ma la prossima settimana, quindi il 26, quindi il 10 maggio, salvo imprevisti, non ci sarò io a lezione, ci sarà il mio collega Science che avete visto in laboratorio, per chi di voi ha fatto il terzo turno, solo per quella settimana lì, perché sono via io per una conferenza, salvo imprevisti, perché in questo periodo non si sa mai, però insomma, verrà lui e farete la lezione con lui, comunque diciamo sarà una lezione come le altre, per voi non cambia nulla, ma volevo avvertirvi. E dunque, per il laboratorio, c'è qualcosa che devo dirvi? No, direi, diciamo, tutto resta come è già indicato sul sito del corso, quindi che mano a mano aggiorniamo. Diciamo inizio maggio, come sapete, ci sarà la consegna del primo Big Lab. Come già detto, non ci interessa tutti i vari passi che avete fatto, tutte le varie diciamo, attività che avete fatto per i vari singoli Big Lab 1A, 2A, 3A, 4, no, scusate, 1A, 1B, 1C, 1D. Ma ci interessa solo il totale, quindi non ci interessa chi lo sottomette, basta che sia ovviamente del gruppo e non ci interessa cosa avete fatto prima, quindi può anche esserci semplicemente un unico commit con tutto quanto. Fate il commit nel main, quindi o nel master a seconda di come è stato creato il vostro repository, col tag final come da istruzione. Se avete problemi o altre cose, ci sarò io in laboratorio o Servetti o Science. Ci stiamo un po' riorganizzando per motivi vari, pratici, di treni, di impegni, eccetera. Comunque c'è sempre qualcuno in ognuno dei tre slot. Quindi se avete problemi anche da questo punto di vista, non fatevi scrupoli a chiedere. Quindi mi raccomando di sfruttare al massimo il laboratorio, visto la scorsa settimana c'era un po' poca gente nei laboratori, forse è fisiologico, tra Pasqua e il 25 aprile, però mi raccomando non aspettate l'ultimo momento perché poi anche su Slack, la chat, eccetera, cerchiamo di fare il possibile per rispondere, però non è che siamo sempre lì, soprattutto sabato e la domenica, a rispondere. Quindi se volete già cominciare a fare un primo commit sul Git e così via, tanto potete fare tutti i commit che volete. In laboratorio, proviamo pure, proviamo insieme e così via. Mi raccomando di non aspettare l'ultimo minuto. Ok, quindi fatte queste premesse, direi che se non ci sono dubbi o domande andiamo avanti sul nostro esercizio.
Vi ricordo, il nostro esercizio è sempre online. Ecco, intanto ne approfitto per farvi vedere che in cima ho anche riportato i link che erano un po' sparsi per il sito. E sul Git abbiamo il nostro esercizio che troviamo in Avuno Wix, che è la cartella di questo corso degli esercizi che facciamo in aula. Ieri ho messo lo scheletro, che fondamentalmente è ciò che abbiamo fatto fino all'altra volta, quindi ho copiato dal Wix 7 in Wix 8, ed è quello su cui lavoriamo nel Visual Studio Code. Ok, ho fatto solo una piccola modifica perché nel frattempo è uscito il Creator Act App 5.0.1, cioè quello che ci mette a posto il piccolo problema che avevamo in Index.js, cioè finalmente ci fa come avete visto sulle slide. Create root, root render, ok? A differenza di quello che ci faceva diciamo il template prima. Non dovrebbe essere un problema per il vostro repository, o il vostro progetto, anzi, diciamo fate come desiderate. Se volete, semplicemente aggiornate questo file. Con questo piuttosto che quello che c'era prima, con questo contenuto, se no potete anche lasciarlo così. Fate solo attenzione che il Creator Act App la prima volta viene scaricato localmente, quindi se volete aggiornare il Creator Act App non basta rilanciarlo, ma dovete cancellarlo dalla cache. Quindi se noi andiamo, per esempio, su Linux in .npm, troviamo un sacco di roba. Se cancelliamo tutto, è vero che dobbiamo riscaricare 300 e più megabyte, ma poi se diamo npx Creator Act App, adesso eccetera, ci dirà: vuoi scaricarlo? Sì, e ci scarica l'ultima versione, quella col template giusto e così via. Quindi se creato un nuovo progetto da quel punto lì in poi, verrà già tutto a posto. Comunque, se avete dei dubbi su queste cose, c'è il laboratorio dove abbiamo più tempo, possiamo parlare uno a uno se qualcuno ha problemi particolari, che non siano proprio di sistema operativo per i quali non sappiamo cosa farci, non va più Windows, qualcuno scrive, non si apre, diciamo non mi si apre più come si chiama, il WSL, eccetera, quelle cose lì non riusciamo a mettere a posto facilmente perché non sappiamo cosa possa essere, però se avete dei problemi col progetto, con i contenuti sicuramente possiamo guardarli. Ok, allora andiamo avanti. Fatta questa premessa, così abbiamo dato il tempo a tutti di arrivare. E prima di partire, chiediamoci sempre cosa stiamo facendo. E ricordate che nel progetto avevamo un file. Adesso ingrandisco un po' ancora. Ok, un file di testo avevo messo, che si chiama Component Tree Structure, in cui avevamo messo la struttura ad albero dei componenti che stavamo sviluppando nella nostra applicazione. Questa bisogna sempre averla chiara in testa, perché altrimenti non sappiamo quale componente è dentro quale altro, e per cui non sappiamo bene cosa stiamo facendo, stiamo tirando a indovinare. Forse l'altra volta c'era un piccolo problema, avevo messo exam form a questo livello, ma in realtà exam form non è a questo livello, ma è sotto exam table. Come facciamo a saperlo? Sono tutti componenti annidati, quindi in exam components, che per ora è l'unico file nel quale abbiamo scritto i nostri componenti, nella table, cioè exam table, ok? Nella exam table abbiamo messo il table, che è quello del React Bootstrap, e poi qui dentro abbiamo messo exam form, ok? Se io l'exam form l'avessi messo dentro exam scores, ok? Allora come livello sarebbe stato qui, quindi a questo punto, ok? Perché l'altra volta non ho visto bene cosa avevamo combinato e diciamo c'era questo piccolo problema. Comunque qui l'ho aggiustato. Perché è importante sapere dove stanno come annidamento i vari componenti, perché solamente i componenti che stanno sotto un certo altro componente hanno la possibilità di accedere alle props che vengono passate e allo stato tramite le props, e tramite le callback che eventualmente possono andarla a modificare. Ok? Quindi è importante sapere questo, perché per determinare dove metto lo stato, devo sapere qual è il componente che ha al di sotto tutti quelli che poi devono usare questa informazione. Ok? Io in questo momento, l'altra volta, anzi, ma in questo momento ho come stato,
La lista degli esami che ho deciso di tenere in exam table. Perché in exam table? Lo vedo nel codice. Di nuovo, in exam table c'è il mio const exams set exams. Ok? L'ho creato qui. Quindi è dentro exam table. E quindi tutto ciò che sta in exam table o al di sotto di exam table potrà in qualche maniera accedere a questo stato. Perché? Perché poi glielo passo come props in qualche forma o in una forma o un'altra, ok? Anche come singolo elemento dello stato su un array e così via, ma non riesco a passarlo a componenti che stanno invece al di sopra. Cosa succede nel momento in cui avessi bisogno dell'informazione, diciamo, in un componente che non sta sotto exam table? Sposto lo stato, ok? Come in laboratorio avete quella lista di film e poi avete i filtri. Dovete manipolare lo stato dei filtri. Se i filtri, che so, stanno a questo livello, quindi, che so, diciamo così, filters, boh, non so cosa avete chiamato, vorrà dire che questo stato dovrà andare a finire in app, perché così è visibile sia dall'uno sia dall'altro, ok? Visibile nel senso che lo devo sempre passare come props, ma almeno ho la possibilità di farlo, ok? Mi raccomando, capire dove va messo lo stato è importante. Ok, benissimo. Se avete dei dubbi o delle domande o avete idee alternative, parlate, dite, perché siamo qui proprio per valutare queste idee, capire se c'è qualcosa che non va, perché si deve fare o non si deve fare in una certa maniera. Ok, non c'è nulla di male avere lo stato in app, anzi, come dicevo l'altra volta, in generale succederà che nelle applicazioni per l'esame, o comunque le applicazioni più complesse, molto dello stato verrà tenuto in app. Perché? Perché avrete magari due o tre pezzi dell'applicazione, la barra, la vista principale, un menu, eccetera, che hanno bisogno di accedere un po' a questo stato e quindi o modificarle, quindi l'unico posto che è comune a tutti è app. È normale, ok? Ok, dunque, vediamo solo. Mi ero segnato di un po' di cose che avevo visto in laboratorio. Ok, prima ancora di andare a modificare, allora avete visto che l'altra volta abbiamo creato. Allora, ripassiamo come è fatta l'applicazione. Quindi la lanciamo. Intanto ripassiamo tutto. Lo posso fare dal terminale dentro il Visual Studio Code, lo posso fare da un terminale fuori, non fa niente. Sono nella cartella dove ci sono il package JSON. Ovviamente ho fatto l'npm install prima di venire a lezione questa mattina, quindi mi ha installato tutti i pacchetti, tutto quello che serve nel Node Modules per far funzionare la mia applicazione, senza che l'abbia dovuto passare o copiare esplicitamente dall'altra cartella. Purtroppo sono 300 rotti megabyte, l'abbiamo detto, però diciamo così, dobbiamo fare. npm start lancia l'applicazione, no? Come abbiamo sempre visto. Adesso si aprirà il browser, e così vi ricordate, ci ricordiamo anzi, come è fatta la nostra applicazione. Eravamo fermi qui, avevamo il bottone per cancellare, l'avevamo fatto funzionare, avevamo un bottone add che ci faceva comparire un primo. Cioè una prima casella di testo e vi ricordate che abbiamo giocato un pochettino e io sto scrivendo minuscolo e viene fuori tutto maiuscolo perché? Perché questo è un form di tipo controlled. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che vediamo su questa slide che vi ripasso un attimo perché adesso andiamo avanti col form. Quindi un form di tipo controlled decide via JavaScript che cosa far vedere nel valore. Quindi non è quello che l'utente ha scritto, perché poi viene immediatamente processato e risistemato da JavaScript. Perché sul long change, che avviene nel momento in cui io premo un tasto, qualcosa, all'interno di questo form, eseguo del codice il quale modifica lo stato interno del componente che contiene il form, il quale fa sì che venga rirenderizzato il componente, quindi viene rivisualizzato da React il componente, e il valore che ci metto dentro è quello che ho deciso io, non quello che ha messo l'utente, ok?
Perché? Perché sparisce subito perché React mi ricrea il componente, mi ricrea il form con dentro quello che voglio io, ok? Se non faccio niente, prendo ciò che ha scritto l'utente, ovviamente resta ciò che ha scritto l'utente. Ma se voglio processarlo, per esempio come ho fatto l'altra volta, per rendere tutto maiuscolo, per fare operazioni di questo tipo, posso farlo. Per impedire di scrivere, perché ho raggiunto una lunghezza massima, perché non voglio gli spazi, perché qualsiasi motivo, posso scrivere del codice per fare questa operazione. Questo è il meccanismo, l'unico meccanismo che useremo per la gestione dei form. Ok? Ok. Quindi questo è come funziona il form che abbiamo in questo momento. E poi avevamo questo meccanismo per farcelo comparire e scomparire. Vi ricordate come funziona questo meccanismo? Abbiamo un secondo stato, diciamo così, di servizio, che è uno stato che ci dice se il form deve comparire oppure no. Infatti, fondo alla tabella, io ho un test. Se show form non è dunque show form è falso, ok? Quindi il test è vero, viene fuori il bottone add, altrimenti viene fuori il form, ok? Benissimo. Mi raccomando che non si deve mai andare a modificare direttamente il DOM. Okay, io ho visto in laboratorio qualcuno che modificava il DOM, scriveva oltre che fare il suo set, exam set, films, non lo so quello che fate. Poi voleva far comparire e scomparire delle cose, voleva far illuminare il filtro, cioè quindi cambiare il colore del filtro selezionato, eccetera. Mai, mai modificare direttamente il DOM. Ok, quindi mai scrivere get element by id, get com'è quello per andare a prendere l'elemento col CSS e così via. Mai, ok? Anche se potrebbe funzionare, ma non è il modo in cui React gestisce le cose, ok? React ha il virtual DOM, noi lavoriamo modificando il virtual DOM. È compito di React andare ad aggiornare il DOM vero, cioè l'HTML, ok? Quindi mai, mai, mai. Se lo fate vuol dire che c'è qualcosa che non vi torna nella vostra applicazione, eh? Quindi se siete in laboratorio potete chiederci oppure provate a pensare. Di solito se avete bisogno di fare una cosa di questo tipo, quindi modificare il virtual DOM a seconda di una qualche cosa che è successa, è perché avete bisogno di uno stato, magari anche solo uno stato di servizio, come questo, mostra, cancella. Oppure, che so, nel laboratorio potrebbe essere il filtro selezionato. Quindi, nella visualizzazione dei filtri, se il filtro che mostro in questo momento nella lista è quello selezionato, allora gli metto, che so, lo sfondo blu, un qualche attributo, classe e così via che mi interessa per evidenziarlo. Ok? Quindi dovete ragionare in questi termini. Mai di andare a modificare direttamente il virtual DOM, sempre modificare il virtual DOM. Cosa vuol dire modificare il virtual DOM? Fare in modo che i componenti costruiscano degli elementi che visualizzano il contenuto come voglio io, eventualmente in maniera condizionale, no? Quindi mettendo delle proprietà, degli attributi, dei test che visualizzino o no, quindi creino o no nel JSX le parti che mi servono, ok? Quindi questa è l'idea, ok? Ok, ancora una cosa. Quando fate funzionare la vostra applicazione, è buona norma sempre dare un'occhiata alla console. Quindi siete qui, la vostra applicazione funziona, date sempre un'occhiata alla console. Lo faremo anche noi, spero di ricordarmene, ma non appena non funziona qualcosa, andate a vedere la console, ok? Perché quando avete sbagliato a scrivere qualcosa nel codice, quindi c'è un undefined da qualche parte, vi è scappato qualcosa nel JSX, vabbè, magari viene fuori in compilazione prima, però comunque qualsiasi problema che abbiate, non vedete niente, così via, andate a vedere nella console. Nella console quasi se 99,9% ci sarà qualcosa scritto che vi dà un'indicazione di andare a vedere cosa è successo, ok?
Ok, quindi non c'è scritto niente in questo momento, piuttosto ricarichiamo l'applicazione. Non c'è scritto niente, quindi siamo a posto, perlomeno dal punto di vista formale. Quindi non ci sono in questo momento problemi. Poi è chiaro che la console è come l'output dei vostri programmi, fino a che non eseguite una parte che ha problemi, il programma funziona. Quindi diciamo, qui trovate degli errori nel momento in cui caricate l'applicazione, solo se, diciamo, nella prima visualizzazione dell'applicazione è successo qualcosa che non andava. Però poi bisogna un po' testare l'applicazione per verificare che, diciamo, non ci sia niente che non va. Ok, fate queste premesse che mi sembrano importanti, mi raccomando, perché se l'esame è consegnato una roba che poi è piena di errori nella console, chiaramente non potrà essere valutata, diciamo, con un gran punteggio, soprattutto perché non è che noi andiamo a vedere, diciamo, quante righe ci sono scritte nella console, però un po' far pulizia non è male, però se ci sono problemi nella console, tipicamente ci sono problemi nell'applicazione, quindi soprattutto per questo bisogna andare a dare un'occhiata a cosa sta succedendo. Ok, allora, dicevamo dei form, facciamo il form che ci consente di aggiungere un esame, no? Quindi noi abbiamo abbozzato questa roba, ma perché avevamo fretta l'altra volta, adesso abbiamo più tempo, abbiamo lasciato apposta e vogliamo mettere, quindi, sì, tre campi, in realtà sono quattro perché ci serve anche il codice, che qui non è mostrato, e quindi fare un for di quattro elementi e vedere di andare ad aggiungere l'informazione allo stato, ok? Quindi andiamo pure nel form. Se qualcuno ha delle idee alternative, mi raccomando, che le tiri fuori. Io adesso qui per fare un po' prima vado a prendere un pezzettino già scritto. Adesso lo guardiamo con calma. Quindi. Questo è il form input minuscoli, sono quelli dell'HTML normale, ok? Qualcuno in laboratorio mi ha chiesto, ma dobbiamo usare React Bootstrap o l'HTML normale? Come volete, però io onestamente vi consiglierei React Bootstrap, è un pochino più integrato, è già tutto a posto, lo stile è già messo a posto e così via. Se no, per esempio, se usiamo gli input normali, dobbiamo come minimo mettere un class name con form control o i vari class di Bootstrap per renderli un po' più decenti, no? Se io tolgo class name form control, adesso ho fatto salva, spero che non si incarti. Ok, mi viene fuori una roba molto meno integrata. Adesso vabbè, forse se lo toglievo dal bottone era meglio, il bottone è già Bootstrap. Va bene, quindi vi risparmiate un po' di lavoro. È vero che magari c'è un pochino più da scrivere, ma si tratta semplicemente di andare a prendere gli esempi. Bootstrap, anzi React Bootstrap, faccio solo una volta per Forms. Quindi React Bootstrap Forms, andate a vedere come sono fatti. Form maiuscolo, form.group, form label, form control, e basta, fondamentalmente ci basta questo, ok? Quindi non dobbiamo inventarci nulla, andiamo a prendere degli esempi e li adattiamo. Se ci manca una cosa, o leggiamo la documentazione e cerchiamo di capire, oppure di nuovo su Google cerchiamo, vediamo un esempio e poi magari andiamo a vedere l'attributo che usano nell'esempio sulla documentazione, cosa dice. Sì, è quello che ci serve, andiamo avanti e lo proviamo, ok? Quindi, io qui, allora, butto via questo form e metto il resto, quindi questo di cui ho fatto copia e incolla, so che, diciamo, vi faccio un po'. Ok, si vede ancora abbastanza, sì. Fondamentalmente ho fatto un form che contiene quattro campi. React Bootstrap crea dei gruppi,
per comodità, per ogni elemento del foro crea un gruppo, in maniera che possiate avere tanti elementi che corrispondono allo stesso diciamo controllo del form e potete tenerli insieme facilmente. Per esempio, volete mettere una label, quindi un'etichetta insieme a un campo, lo potete fare in maniera relativamente semplice con label control. Avevamo visto, anzi, avevamo intravisto nella documentazione che eventualmente potete mettere. Dove era andato? Altre cose che però adesso non trovo. Vabbè, il field set è un'altra cosa. Comunque, insomma, per esempio il text e così via. Quindi, a seconda del tipo di controllo, diciamo, potete mettere cose differenti. Andiamo a salvare e vedere cosa succede. Quindi, direi che ogni volta che facciamo una modifica importante cerchiamo di, diciamo, salvare. Allora, vabbè, form is not defined, ok, quindi dovremmo importare form perché non è definito. Poi ci sono le varie variabili, perché io ho già incollato, diciamo, tutto quanto pronto. Il DJS, quindi andiamo a importare ciò che ci serve. Quindi il form, poi ci serve il DJS, DJS from DJS. Ovviamente potrei darvi già la soluzione, ma voglio farvi vedere più o meno come procede. Per questo che, diciamo, ci mettiamo a fare tutte queste operazioni. Ho salvato non ancora. Oh sì. Sì, ho salvato su questo. Ok. Per ora non funziona ancora. No? Perché? Dove è andato? Perché devo mettere un po' a posto questi problemi, no? Io ho un form in cui ho usato dei valori che non sono definiti. E quindi code, name, score e date, ok? E poi anche delle funzioni. Quindi, secondo questa filosofia qui, che abbiamo visto prima, per ogni controllo del form c'è uno stato, ok? Ragioniamo in questi termini. Poi se qualcuno ha un'idea diversa, per esempio vorrebbe fare un unico stato per tutto, possiamo anche ragionarci. Però per ora diciamo stiamo con la cosa più semplice che è questa. Ogni controllo ha il suo stato. Quindi, ovviamente con molta fantasia ho chiamato, vabbè, name era diciamo il nome del corso. Poi ho code. Quindi code, set code. Poi abbiamo sotto il score e date. Const score, set score. Ok, use state. E diciamo, adesso pensiamo ai valori di inizializzazione. Date. Date, set date. Mi raccomando, usate sempre la set nome della precedente variabile, perché così la leggibilità del codice è molto migliore. Non è obbligatorio, ma diciamo è molto ben visto all'esame, se vogliamo metterla così. Ok, allora, quindi abbiamo quattro campi e abbiamo creato quattro variabili di stato con la use state, che possiamo richiamare tutte le volte che vogliamo. A inizio componente, poi vedremo più avanti perché a inizio comunque, diciamo noi abbiamo sempre fatto così, così va bene. Il codice e il nome sono due stringhe, per cui io inizialmente lo inizializzo alla stringa vuota, mi sembra ragionevole. Ricordatevi che la inizializzazione che mettete qui è quando caricate il componente, ciò che appare nel campo del form, perché il form prende il valore dallo stato, questo value x è lo stato. Ok, quindi se noi volessimo precaricare il valore del form con qualcos'altro, possiamo farlo per esempio mettendolo come valore iniziale.
Score, ecco, score, visto che diciamo è un numero, io diciamo per comodità, io metterei un numero. Mettiamo 0, non metto 18 perché voglio farvi poi vedere una cosa. Però uno potrebbe mettere, non so, 18 se ritenesse che l'applicazione ci consente di inserire solo esami passati, già superati. Ok? Quindi cosa ci mettete dipende dalla logica dell'applicazione. L'importante è essere un po' coerenti perché è chiaro che se prima ci metto una stringa, poi ci metto un undefined, poi ci metto un numero, nel mio codice a forza di if non ci capisco più niente, perché devo gestire tanti casi strani e non ci capisco più niente. Date, ecco, date devo un attimo ragionare, come dicevamo l'altra volta. Il date, cosa ci tengo nelle mie variabili di stato? Ci tengo una stringa o ci tengo un oggetto date? Dunque, gli esami erano in app. Io qui ho ragionato sempre di lavorare con gli oggetti dei JS, ok? Quindi gli oggetti che contengono una data, quindi non con delle stringhe. Posso fare la stessa cosa, devo solo fare attenzione che nell'operazione, diciamo, di conversione, quindi tutte le volte che c'è un change, io ricevo una stringa, devo convertirla in dei JS. Tutte le volte che prendo il valore, che quindi è un riferimento a un oggetto dei JS, lo metto in value, devo convertirlo in una stringa. Ok? Se no, tengo una stringa nello stato. E poi quando mi serve lavorare con la semantica della data, devo convertirlo in oggetto dei JS. Ok? Quindi entrambe le opzioni sono valide, bisogna solo essere coerenti e fare attenzione. Io qui ho scelto di creare l'oggetto dei JS. Ok? Quindi all'inizio io direi che ci metto Day.js e basta. Quindi un oggetto creato da Day.js, e se non metto niente, credo che vi ricordiate che viene fuori la data odierna, che è anche una cosa carina, mi sembra una roba ragionevole per inizializzare con la casella di testo anzi che non è di testo, ma adesso vediamo che tipo ha, del form che contiene la data, mettiamo la data odierna. Allora, abbiamo quasi sistemato tutto. Ci sarà ancora un errore perché mi sa che non c'è una. Ci sono due funzioni. Ok. Sì, c'è l'errore. C'è l'underscore che mi manca. Adesso lo cambio. Quindi, anziché underscore, mettiamo per il momento set. Dunque, cos'è questo? Set score event. Target. Giusto per farlo funzionare un attimo, perché volevo farvi vedere che aspetto ha. Ok? Ma finalmente dovrebbe potersi vedere qualcosa. Ok? Allora, io, la prima cosa che farei è ripulire la console, ricaricare, per vedere se viene fuori qualcosa nella console. Poi apro, ecco che viene fuori un form ragionevole. Avevamo bisogno di quattro controlli, ci sono questi quattro controlli. Cioè il campo dove scrivere il codice, il campo dove scrivere il nome del corso, il campo dove scrivere il voto, il campo dove scrivere la data. Vedete che i primi due sono inizializzati alla stringa vuota, come abbiamo messo nello stato iniziale. Il terzo ha questo 0, perché adesso ho deciso di metterci 0. Il quarto ha la data. È la data di oggi, no? È 26, sì. Ok. Vabbè, qui ho il browser in inglese, quindi me lo scrivo in questa forma, no? 4.26, vabbè, comunque, diciamo, questo dipende poi dal browser, ma diciamo, non attacchiamoci a questi dettagli che potete andare poi a cercare su internet, magari come sistemare, oppure lasciare semplicemente così, Diciamo, non abbiamo problemi tra l'italiano e l'inglese, almeno noi qui. Questo corso, diciamo, ci va bene sia che funzioni con l'italiano sia che funzioni con l'inglese, però diciamo, l'importante è che funzioni. Ok, come fa a comparirci la data, quella casellina della data, piuttosto che il solo testo, piuttosto che il numero, eccetera? Allora,
Io ho usato un controllo di tipo diverso. Ci sono vari tipi di controlli. Vi ricordate quando abbiamo visto gli input type uguale text, che è il default, per cui non l'ho scritto, anche per Bootstrap è il default. Se non metto niente è una casella di testo. Se voglio un numero, voglio una data, probabilmente c'è anche time, c'è address, c'è email, ci sono tutta una serie di controlli. Andate a cercare di cosa avete bisogno. Diciamo, vi aiutano un pochettino nell'input, come abbiamo visto qui. Se voi prendete il controllo di tipo date, il meccanismo per la selezione della data è già fatto. Ok? Bisogna solo poi fare attenzione a cosa ci viene restituito. E quindi si fanno delle prove. Se uno proprio non sa, non trova la documentazione, farà un console log da qualche parte, vede cosa viene fuori sulla onChange e si adegua. Scoprirà che viene fuori una stringa in formato ISO, quindi 2022-04-26, se non ricordo male, e quindi semplicemente la possiamo convertire direttamente col metodo DayJS, esattamente come sto facendo qui nel codice. Ok? Cos'è have target value? Vi ricordate, la onChange prende una callback. Qui abbiamo scritto la callback direttamente dentro le parentesi graffe. Okay? Attenzione, dobbiamo scrivere una callback, non dobbiamo chiamarla. Quindi una callback si scrive dicendo quali sono i parametri, qual è il codice da eseguire. Qui lo scriviamo sotto forma di arrow function perché è la cosa più comoda, no? Perché diciamo abbiamo poco spazio ed è, se facciamo poche cose è la cosa più comoda. Have è il parametro, vi ricordate abbiamo detto a onChange, on click, eccetera, viene passato un parametro alla callback che è l'evento, ok? Che contiene una serie di proprietà. Una di queste è il target, che è l'elemento sul quale si è verificato l'evento, ok? L'elemento sul quale si è verificato l'evento è l'input, input type test, type data, eccetera. Se voglio prenderne il valore, punto value mi dà il valore. Perché? Perché React mi garantisce che in punto value c'è sempre il valore, indipendentemente dal tipo di controllo. E ovviamente tutti quelli che fanno i componenti per React si adeguano a questo sistema. Quindi anche se prendete il componente di React Bootstrap per il form, eccetera, in punto value ci troverete sempre il valore. Ok? Allora, negli altri casi, come il codice, il nome è una stringa di testo, quindi si può prendere il testo e semplicemente impostarlo come valore dello stato, esattamente come facevamo sulla slide, no? SetX event target value, no? Abbiamo solo scritto have, ma l'idea è la stessa. Quando ho dei tipi diversi, devo fare un attimo attenzione, no? Per esempio, per la data lo converto in oggetto DJS. Perché? Perché io ho deciso di tenere nel mio stato un riferimento a un oggetto DJS, ok? Per comodità mia, perché poi magari mi viene più comodo dopo scrivere dell'altro codice per fare dei conti, no? Questa data è maggiore della data corrente, sì, allora va bene, non puoi aggiungere un esame nel passato e così via, no? È già convertito, mi viene bene così. Se tengo la stringa devo convertirla e così via, ok? Lo score, tipo number, vedete cosa compare, eh? Mi compaiono queste freccioline, tra l'altro, ecco. Ho fatto freccia su, da 0 è venuto fuori 18. Poi non posso andare al di sotto di 18 perché ho messo un minimo, giro su fino a 31 che ho messo il massimo, però posso scriverci dentro. Quindi io adesso ho selezionato e ho scritto con la tastiera. Ok? Fate sempre attenzione che non è che usare un controllo di un certo tipo vi dia una garanzia di quello che c'è dentro. Ok? Questa è una cosa che si vede spesso all'esame, purtroppo, perché tutti sono lì che mettono questi controlli perché sono tanto carini, perché appunto c'è già la freccina, ci sono già tutte queste cose, eh? Però poi nel momento in cui li usiamo in modalità controlled, come facciamo noi,
Bisogna fare attenzione che qui dentro può andarci qualsiasi cosa, perché se io non uso le freccine ma ci scrivo dentro, nessuno me lo impedisce e devo poter gestire anche quei valori lì. Addirittura, mi raccomando da non fare, io ho visto l'esame negli anni passati, visto che, non so, per dire, davamo un esame che ho scritto, che so, l'utente inserisce le informazioni della sua carta di credito, ovviamente finta, non mettono numeri veri, no? Però sono 16 cifre, quindi c'è chi pensava che quello fosse un numero, mi ha messo una roba così, no? Ovviamente non è che giriamo le freccine, per andare a selezionare il numero della carta di credito, quindi scriveremo dentro. Però, diciamo, allora, prima di tutto il numero della carta di credito, come un numero di telefono, non è un numero che noi aumentiamo o diminuiamo perché non ha senso, no? Ma poi, soprattutto, adesso a parte questa cosa, diciamo che di per sé poteva anche in qualche maniera tornare, no? Nel senso che, vabbè, è vero che non è un numero. Come dire, su cui facciamo più uno, meno uno e così via, però di per sé è un numero, no? Però poi nel momento in cui andavo a scrivere qualcosa si bloccava, perché? Perché pensava che dovesse essere un numero maggiore di non so più quanti miliardi, eccetera, perché partirà da uno, no? Non partirà da zero, eccetera, ok? Però poi si blocca, perché? Perché non abbiamo scritto bene l'handler del form. L'handler del form cos'è? È questa cosa qua che poi mi fa il set del valore che è quello che compare, ok? Quindi io adesso non ho fatto nulla e quindi ho fatto solo set score e va benissimo, eh? Se noi giustamente dicessimo, attenzione, guarda che i voti che tu puoi inserire vanno da 18 a 31, facciamo 31 per la comodità, se no dobbiamo mettere 30L, diventa testo, insomma è un po' un pasticcio. Proviamo a cambiare questo handler, così di nuovo ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Quindi, allora, come facevo prima, forse c'è ancora, sì. Handle score ev, e mi scrivo una funzione per gestire, anzi, me la copio, va, se no non finiamo più. Handle score, ok? Quindi, handlescore è una funzione scritta dentro un'altra funzione che è quella del componente, ma non c'è problema, lo sapete che in JavaScript possiamo annidare tutto quello che ci pare. Noi handlescore la chiamiamo col parametro della callback, che è l'evento, ok? Che io qui ho chiamato event, potevo chiamarlo ev, va bene. Praticamente questa funzione non fa niente di diverso dall'altra che abbiamo visto prima, no? Event target value e fa set score. Ok? Quello che volevo farvi vedere è se qualcuno avesse questa pensata, che di per sé non è una pensata così cattiva, no? Nel senso, è ragionevole, abbiamo detto i voti da 18 a 31, cosa c'è di male, no? Se ci trovi nella casella un valore inferiore a 18, imposta 18, ok? Se ci trovi un valore superiore a 31, ovviamente non è che puoi prendere 32, metti massimo 31, no? Altrimenti imposta il valore e va bene, no? Non c'è niente di male, giusto? Ok? Andiamo a vedere cosa succede. Allora, ricarichiamo l'applicazione, solo per partire da un qualcosa di in cui lo stato sia coerente con quello che abbiamo salvato, se no introduciamo un elemento in più in cui non si capisce più niente. Ok, allora io adesso prendo lo score, e ci voglio mettere, che so, 12, no? Che so, schiaccio 1, Ho schiacciato 1 e è uscito 18, ok? No, vabbè, ma 12 non si poteva mettere, va bene, ho sbagliato. Mettiamo 24. Allora, seleziona tutto, metto 24, 2, schiaccio 2. Ho schiacciato 2 e è uscito 18. Ok? No, ma io avevo preso 30 lode e voglio mettere 3. Ok, esce di nuovo 18. Ok? Le vostre freccine funzionano, Però l'input qui non funziona. Perché? Perché per scrivere 18, 23, 31, eccetera, ho due eventi on change. Il primo mi tira fuori 2 e il secondo mi tira fuori 3, 23. Ok? Quindi questo handler che avete scritto in questa maniera non funziona. Ok? Allora, come risolviamo il problema? Ok?
Il problema è di tipo concettuale, cioè quando è che ho finito di fare input in quel campo di testo o numero o qualsiasi altra cosa sia, carta di credito, scadenza, email, fa lo stesso, eh? Quando è che ho finito? Perché in quel momento devo fare la verifica, se la faccio mentre scrivo, no? Non mi bloccare, perché altrimenti non riesco più a scrivere, perché un form controlled, perché io ci vado a riscrivere dentro. Ok, con la set score che poi forza la visualizzazione. Allora, questo non lo facciamo qui mentre l'informazione cambia. Facciamolo in un altro momento, facciamolo quando abbiamo finito. Quando è che abbiamo finito di lavorare col form? Abbiamo finito quando... vabbè, adesso qui c'è il cancel, dobbiamo mettere ancora a posto una cosa, no? Quando diciamo ok, basta, aggiungi. Ok? Quindi, allora, risalvo. Torniamo come prima. Quindi, aggiungo. Adesso non si verifica più il problema, no? Quindi io scrivo 23 e posso tranquillamente farlo. Posso anche scrivere chissà quale numero, no? Perché? Perché che quel numero sia valido lo verifico solamente alla fine, quando ho finito di riempire tutto il form, no? È un po' come quando voi riempite un form per registrarvi da qualche parte, mettete nome, cognome, indirizzo, fate submit, ok, invia, aggiungimi, registrami, e vi dicono, guarda, ci sono questi campi che non vanno. Perché lo fanno alla fine? Perlomeno spesso. Perché durante è molto più complicato, perché non si sa quando avete finito di scrivere le cose, eh? Perché magari c'è da verificare la coerenza tra più campi e così via, ok? Allora, prima di andare avanti dobbiamo sistemare un piccolo problema, nel senso che qui abbiamo solo cancel. Ovviamente ci serve un bottone add, no? Perché col cancel facciamo sparire il form, cioè modifichiamo solo quello stato di visualizzazione del form, ma non possiamo aggiungere niente, no? Ma d'altronde dobbiamo ancora scrivere tutto il metodo per aggiungere e tutto il sistema per aggiungere. Quindi, allora, andiamo prima di tutto a creare un bottone. Per aggiungere, quindi mettiamo button, così diciamo save, e ovviamente dobbiamo aggiungerci un handler, ok? Perché se no il bottone così, se non lo facciamo almeno di type submit, non fa niente. Se lo facciamo di type submit, dobbiamo poi agganciare l'evento un submit. Ok? Ma noi possiamo tranquillamente fare tutti i bottoni normali. Tanto abbiamo JavaScript, abbiamo long click, possiamo decidere noi che cosa fare in qualsiasi momento. Poi sarebbe bene agganciare anche long submit, perché poi quando premiamo invio nel form si scatena long submit. Però facciamo un passo per volta. Ok? On click e cosa facciamo? Dobbiamo avere una callback, ovvero una funzione da chiamare nel momento in cui vogliamo aggiungere. Quindi facciamo handle submit che definiamo qui submit, ok? Qui non ci metto aperta tonda freccia perché questo sarà il riferimento a una funzione, ok? Quindi io qui faccio, l'ho fatto sopra, sì. Rimaniamo lì così. Quindi io mi faccio const handle submit. Ok. Quindi funzione. Ok. Anche questa è un handler. Quindi mettiamoci pure l'event. Che ci serva o no, poi lo decidiamo dopo. Ma adesso vediamo, ci ragioniamo sopra. Cosa facciamo qui dentro? Dobbiamo fare la validazione, quindi diciamo pure validation, e poi add, cioè abbiamo l'informazione da aggiungere. Quindi dobbiamo recuperarci l'informazione da aggiungere e andarla ad aggiungere. Ok? Allora,
Tutti d'accordo? Se io vado avanti, ma se qualcuno ha delle idee differenti, mi raccomando che parli, perché siamo qui proprio per valutarle. Perché magari è l'idea di qualcun altro che non parla, ed è bene che resti registrato e resti comunque nella lezione, sì. Che diciamo, perché facciamo così e non facciamo diversamente? Allora, cominciamo. Cosa facciamo? Ecco, facciamo visto che abbiamo parlato prima, no? Di validazione. Ok? Questo è il punto dove potremmo verificare se il voto va bene, se è tra 18 e 31, no? Facciamo solo un pezzo, la validazione in generale. Di solito è lunga e complicata, no? Dipende da quante cose vogliamo verificare. Perché? Perché qui dovremmo verificare che sia un numero che sia maggiore o uguale a 18, minore o uguale a 31, che ci sia scritto del testo nel codice, nel nome, che la data, se vogliamo che non sia passata, non sia passata e così via. Okay? Perché noi possiamo andare a prendere una data passata, nulla ce lo vieta, fino a che non. Diciamo, non imponiamo da qualche parte nel codice, ok? Quindi noi facciamo un pezzettino, poi diciamo, dovete un po' regolarvi voi, diciamo, per l'esame che cosa ha senso fare, tra l'altro, poi ne parliamo, della questione della validazione, perché poi sarà una cosa da rifare sul lato del server, quindi una volta che avremo il server, dobbiamo un attimo decidere cosa ha senso fare sul client e cosa ha senso fare sul server. Se è un numero, magari ha senso verificare che sia un numero sul client. Se però poi ci sono condizioni complicate che magari tra l'altro solo il server può verificare, allora ha senso lasciare un pezzo di validazione al server che eventualmente ci darà un errore e vabbè, in qualche modo visualizzeremo l'errore. Okay? Diciamo che questa è una validazione formale minima, del tipo non ho messo una stringa vuota. Ecco, non ho messo una stringa vuota, può aver senso farlo qui, no? Perché? Perché non è che esiste l'esame che non ha un titolo, no? O non ha un codice. Ok, però per non fare proprio questa cosa estremamente banale, diciamo if score, ok? Dove lo prendo il valore del form? Adesso mi sono già mangiato la risposta, però dove la vado a prendere? È lo stato, ce l'ho già, è pronto, è lì, è lo stato del componente, è per questo che vogliamo i componenti, diciamo, fatti in questa maniera, no? I controlled components, perché ciò che c'è scritto nel form è già pronto, controllato e già eventualmente gestito se lo avessimo dovuto gestire con gli handler dell'onChange. Se lo score è maggiore o uguale di 18, ok? Allora, diciamo, tanto, tanto, un po' tanto, ok? Allora ci faccio l'add, e poi vedremo cosa fare, else. Adesso consentitemi di fare una cosa un po' brutta, che all'esame, diciamo, per l'esame va sistemata, quindi non è raccomandabile per l'esame, Però diciamo che per ora possiamo dire cos'è errore, voto, ci metto così, score. Giusto per ricordarmi che devo gestire, mi viene fuori nella console, aspetta che devo fare questa cosa, poi vediamo cosa fare. Ok, allora, qui ha senso andare a controllare se è maggiore o uguale di 18, perché? Perché ho finito, un bottone aggiungi. Che viene premuto e quindi vuol dire che l'utente crede di aver finito di compilare il form e quindi l'applicazione deve prendere i dati e fare l'aggiunta. Ok, diciamo che tutto il resto va bene e quindi non facciamo ulteriori validazioni. Cosa facciamo? Dovremmo in qualche maniera aggiungere questo esame alla lista degli esami. Ok, adesso andiamo a farlo. Prima vediamo solo, ecco, giusto per farvi vedere che qualcosa è cambiato, ci sono i due bottoni, c'è il save, e c'era il cancel, premuto troppo in fretta. C'è il save,
c'ha 0 e quindi mi viene fuori errore voto 0, che è quel console log che ho appena messo, oppure, diciamo, se sistemo le cose andrò nella parte di sopra. Vabbè, ci metto uno spazio in più, va così la stampa è un po' più carina, ma va bene. Add, come faccio ad aggiungere un esame alla lista degli esami? Dove sta la lista degli esami? La lista degli esami sta qui, in exam table. Lì c'è la lista degli esami. Lo stato è modificabile solo dal componente dove c'è lo stato, quindi in exam table. Quindi, per modificare quello stato, bisogna di fare una set. Exam, mi sembra, non mi ricordo più come l'ho chiamato, andiamo a vedere. Ho bisogno di fare exam table, exams, set exams, ok? Facendo l'aggiunta dell'esame, ok? Quindi questa aggiunta dell'esame deve chiamarmi la set exams con un nuovo array che contenga in più l'esame che voglio aggiungere. Come faccio a farla chiamare su exam table? Esattamente come ho fatto con la delete exam. Io ho creato una funzione che faceva tutti i suoi lavori necessari per aggiungere l'esame all'exams, che è lo stato del componente. Ok? E poi la prendo e la passo come attributo dove c'è bisogno. La delete avevo bisogno di passarla come handler per il bottone della spazzatura, che è quello che mi cancella su ogni riga. La add la passo al form. Ok? Allora, proviamo a scrivere la add. Quindi, function. Qui scrivo function, ma potrei scrivere const add exam uguale aperta tonda, eccetera, freccia. Diciamo, ogni tanto variamo un po' per far vedere come si fanno le cose in varie maniere, ma non, di per sé non c'è un motivo per cui questa deve essere una function e l'altra una arrow function. Quindi function add exam, ok? Allora, prima di tutto, cosa passiamo a questa add exam? Ovviamente dobbiamo dare l'esame, no, da aggiungere. L'ideale sarebbe che ci venisse già nel formato adatto, no? Qual è il formato adatto? È il formato col quale già abbiamo le informazioni, c'è cioè un oggetto con quattro campi: code, name, score e date come oggetto dei JS. Ok? Diciamo, riesco a chiamare questa funzione in questa maniera? Io direi di sì, sarebbe anche la cosa più comoda, no? Così evito di passarmi quattro parametri, no? Passo l'oggetto e via. Ok? Quindi questa è una mia scelta, posso mettere quattro parametri, posso metterne uno che è l'oggetto. Fate come desiderate, eh? Io credo che la cosa più semplice sia passare l'oggetto, eh? Quindi diciamo che io ricevo un exam, un nuovo oggetto che corrisponde all'exam, che avrà quei quattro campi che ho stabilito io perché sono io che sto costruendo l'applicazione, e devo aggiungerla, nello stato. Ok? Come facciamo ad aggiungerla? Ricordate, abbiamo. Oh, mi sa che era. No, era qua nel forms. Erano qui alla fine. Abbiamo fatto tutta questa casistica proprio perché sono cose molto comuni, manipolare gli array negli stati. Quindi, come facciamo? Regola numero 1. Dobbiamo creare un nuovo array. Quindi abbiamo bisogno di una funzione che ci restituisca un nuovo riferimento. Un nuovo array. Regola numero 2, l'oggetto che andiamo a modificare, aggiungere, deve essere nuovo come riferimento. Ma questo non è così difficile perché lo creiamo da zero e quindi sarà per forza nuovo, no? Ok? Gli altri possono restare uguali. Quindi, allora, questa è un'opzione e quella a destra è un'altra opzione. Spread oppure concat. Entrambe restituiscono un nuovo array. Mi raccomando, no push, perché push ci restituisce un numero. E in più, adesso vedrete,
abbiamo bisogno di un nuovo array, quindi non vogliamo tenere a riferimento al vecchio array. Push va a modificare il vecchio array, oltre a non darci quello che ci serve. Ok, allora. Quindi noi abbiamo questo nuovo array, mettiamolo qua sopra. Facciamolo con lo spread, va bene a tutti, se no lo facciamo col concat, non fa niente. Diciamo, nuovo array aperta chiusa quadra. Abbiamo il vecchio più 1, quindi exams è il vecchio array, ma se scriviamo così facciamo un array che ha un elemento che è un altro array, dobbiamo farlo spread, ok? Virgola, nuovo elemento, exam, ok? Questo è il nuovo array. Allora, lo prendiamo, lo mettiamo qui dentro. No, ho sbagliato il copia e incolla. Lo mettiamo qui dentro. Va bene. Benino, diciamo. All'esame, se lo vedo, secondo me un punto va via. Nel senso che, perché non va bene? Abbiamo detto, il nuovo stato dipende dal vecchio stato, sì o no? Se la risposta è sì, non devo andarlo a modificare direttamente, ma devo passare alla set dello stato una callback che prenda il vecchio stato e mi crei il nuovo. Ok? Ci siamo tutti qua? In questo caso, visto che non è che siamo lì in continuo a fare clic, 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 clic e possiamo semplicemente. E ogni volta che facciamo clic aggiungiamo un nuovo esame e lo facciamo rapidamente, probabilmente non succede niente, però qui probabilmente non andiamo distante, eh? Se fosse un contatore, come abbiamo visto nell'esempio, magari ogni tanto ci perdiamo un valore, ok? Però facciamo le cose per bene, siamo qui a lezione, cerchiamo di fare le cose ben fatte. Quindi non passiamo il nuovo valore, ma passiamo una callback che calcola il nuovo valore. Ok? Quindi una callback che prende il vecchio stato come primo parametro, che è quello che viene passato alla set, cioè che la set dello stato passa se vede che c'è una callback e non un valore. Quindi diciamo chiamiamolo old exams, va? Così almeno si capisce bene, perché se lo chiama exams poi fate confusione, ok? Freccia, quindi stiamo passando una callback che restituisce il nuovo array che abbiamo già capito come si calcola. Lo spread di old exams più il nuovo esame. Ok? Da dove arriva il nuovo esame? Arriva dal parametro della funzione. Ok? Bene, come fa la callback a funzionare? Lo dico che ogni tanto lo chiedo all'esame, tutti cascano dalle nuvole, sembra che chieda chissà cosa. Noi stiamo passando una callback, no? Accesso a exam. In questo momento accesso a exam è nel lexical scope, no? Nello scope lessicale. Poi sparirà perché io ho chiamato set exam e il codice va avanti, no? Come fa a ricordarsi di exam? È una closure, no? Tutte le volte che passiamo una funzione in JavaScript a qualcos'altro che poi viene chiamata dopo, c'è questa questione della closure. E meno male che c'è perché così funziona, eh? Altrimenti perderemmo il valore di exam, ok? Va bene. Comunque, questo è un dettaglio. Dettaglio nel senso che funziona, comunque, no? Quindi qui possiamo già avere la add exam, che di per sé è a posto, no? Come funzione per aggiungere una cosa all'array. Adesso andiamo a sistemare il resto, no? E vediamo cosa abbiamo dimenticato, se abbiamo dimenticato qualcosa, eccetera. L'add exam abbiamo detto, adesso è dentro exam table, ma noi abbiamo bisogno di chiamarla dal form. Quindi la passiamo al form. Come facciamo a passarla al form? Oh, gli attributi sono gratis. Creiamo un attributo. Add exam. Ok? Quindi nel exam form, in props ad exam, ci ritroveremo il riferimento a questa funzione. Quindi nel form, qui tenendo submit, ci ritroveremo props ad exam,
Sam. Ok. La possibilità di chiamare quella funzione di prima. Ok. Ok. Quindi dobbiamo solo dargli il parametro. Abbiamo detto che come parametro si aspettava il nuovo esame. Abbiamo detto che un oggetto lo creiamo come abbiamo creato tutti gli altri oggetti. Quindi in app.js, code, name, score, date e via. Ok? Quindi si tratta solo di scrivere un po' di JavaScript. Io qui scriverei, non lo metto come parametro direttamente solo per comodità, eh. Const. Facciamo un new exam così si capisce bene. Allora, new exam è un nuovo oggetto, code, due punti, code. Ok? Name. Due punti, name. Mi raccomando, quella a sinistra è il nome della proprietà dell'oggetto, quella a destra è il valore. E il valore è la variabile, è questo qui, ok? Quella a sinistra è solo il nome, che abbiamo per comodità scritto nella, cioè, con la stessa parola, eh? Così non ci confondiamo. Però, attenzione, eh? Score, date, eh? Va bene, date. Noi avevamo il day.js, date, sì, perché noi abbiamo deciso di tenere in date stato il riferimento a un oggetto day.js. Se avessimo deciso di tenerci una stringa, a questo punto avremmo dovuto fare la conversione in day.js, ok? Perché poi nella nostra struttura dobbiamo avere le cose omogenee, se no non funziona più quando la scorriamo con la map e così via. Se uno si aspetta di avere il riferimento all'oggetto dei JS e non la stringa, viene fuori un errore a un certo punto, no? Ok, quindi new exam e lo passiamo. Ok, bene, ho salvato, quindi non ci sono errori perlomeno formali nel JavaScript, c'è già qualcosa, eh? Spero vi sia chiaro, perché dice compiled. Chi è che compila? È Babel, quel traduttore, compilatore, diciamo, che prende il JSX, lo trasforma in codice JavaScript e fa in modo che tutta questa roba JavaScript che abbiamo creato venga, diciamo, messa insieme in un unico pacchetto servito dal server web di React. Che è quello ancora attivo, quello che abbiamo lanciato con l'npm start. Ok? Quindi questa è la compilazione, non è che JavaScript magicamente è diventato un linguaggio compilato. Cioè, c'è questo passo intermedio che ci consente a noi di scrivere il JSX e diciamo un po' di altre cose, tipo appunto renderlo compatibile con le vecchie versioni e tante cose che fanno appunto quei 300 mega di roba che scarichiamo. Ok, andiamo a vedere cosa succede. Quindi, add, questa volta mettiamo A, B, mettiamo qualcosa di decente, eh? 18, ho preso il minimo, eh? È proprio il minimo, poi quando miglioriamo prendiamo di più. Facciamo save, dovrebbe chiamare l'handler che dovrebbe andare a chiamare l'add exam che dovrebbe metterci l'esame nella lista, ok? Facciamo la prova. Ok. Mi è venuto fuori, giusto? Mi è comparsa una nuova riga. A è il codice, non lo mostro. B è il nome dell'esame. 18 è il valore e il voto. E 26, 4 è la data che avevo qui sotto. Ok? Quindi ho fatto l'aggiunta. Ci sono ancora un po' di cose da sistemare, nel senso che probabilmente quando voi fate save vorreste far sparire il form, no? Quindi qualcuno, se ci fa sparire il form, diciamo, ci farebbe un piacere. Poi, volete fare più validazione? Potete farlo, ok? Quindi, per esempio, se noi mettiamo un nome di corso vuoto, cambiamo la data così si vede la differenza, facciamo save, ne compare un altro, è vuoto, ok? Quindi tutte queste cose le potete aggiungere voi con calma nella handle submit. Vediamo cosa c'è scritto la console, giusto per curiosità. Ecco, ho incontrato due
due elementi figli con la stessa chiave A, ok? Dov'è successo questa cosa? Così ne approfittiamo anche per parlare del laboratorio. È successo nel momento in cui React ha dovuto rirenderizzare la tabella, ok? Nella tabella, vedete che c'è dove table, no? Qui tbody table, ok? Sebbene funzioni, vi dice attenzione, guardate che è un comportamento non supportato e così via, nelle prossime versioni potrebbe non funzionare più, bla bla bla, e sicuramente non ci piace all'esame, tanto per cambiare. Allora, perché è successo? Perché io avevo due, ho aggiunto due corsi, tutti e due con lo stesso codice, no? Perché io quando ho creato la tabella assumevo che il codice fosse unico, l'ho messo come chiave. Per dire a React, guarda, in questo array ogni elemento è identificato in maniera univoca da questo valore, che è il codice del corso, no? Quindi queste cose mentre sviluppate vi possono succedere. Alla fine, nell'applicazione finale, bisogna invece garantire che queste cose siano, come dire, messe a posto, no? Quindi, per mettere a posto questa cosa non è così banale, nel senso che bisogna un attimo ragionare sulla logica dell'applicazione, cioè chi è che mi deve garantire l'unicità del codice corso quando io aggiungo un nuovo corso? È la funzione di add, ma se io uso un codice di corso che esiste già, sto facendo un edit piuttosto che un add, me lo deve garantire il server? Devo passare una lista di codici corso al form, quindi cambiare il form e avere anziché il campo codice che imposto io, una lista di codici da cui scegliere, così è sempre garantito che non possa scegliere, se non lo faccio apposta, un codice che esiste già. Quindi questi sono tutti i ragionamenti a livello della logica dell'applicazione. Ok? E questi li potete fare solo voi nel momento in cui avete il testo dell'esercizio e dovete capire come garantire l'unicità di certi valori. Okay? Prendiamo il laboratorio. Nel laboratorio avete la lista dei film, no? Qualcuno di voi, forse tutti, no? Quasi tutti, hanno messo ID. Due punti, 1, 2, 3, 4, quando creavano l'oggetto, ok? Oppure hanno fatto add e veniva creato un nuovo ID, non lo so cosa avete fatto, insomma. Dunque, c'è questo ID che dovrebbe essere unico, ok? Va bene? Quindi questo ID, concettualmente, è proprio quello che ci serve per la chiave, no? Nel momento in cui dobbiamo far vedere la lista degli elementi, va bene? Quando però viene aggiunto un nuovo elemento, qualcuno deve garantirci che questo ID sia unico. Ok? Nell'applicazione finale devo diciamo avere questa garanzia. Devo averci pensato e qualcuno deve farlo. Purtroppo, mano a mano che sviluppiamo, non è sempre semplice avere questa garanzia perché se ho un array, no? O vado a vedere tutti gli ID che ci sono e faccio il massimo più 1, per esempio, questa è una possibilità, però, come dire, è un trucchetto che uso perché ho i dati già solo sul client, eh? Oppure c'è qualcuno che per sua natura mi garantisce l'unicità di questi identificativi. Quando avrò il server e sul server metto in un database per ogni nuova riga mi crea un nuovo identificativo unico, potrò usare questo identificativo unico per, diciamo, essendo sicuro che questo è unico effettivamente su tutti. Sono i film che devo visualizzare, ok? Quindi non è sempre banale avere questo identificativo unico, soprattutto diciamo finché non arriviamo a fine corso dove avremo messo tutti i pezzi insieme, effettivamente c'è proprio l'entità classica che ci crea gli ID unici che è il server, ok? Perché è il server che ha la visione su tutto e quindi il database è in grado di creare effettivamente l'ID unico, ok? Mi raccomando, lo ridurrò più avanti, però anche all'esame arriva chi ci crea gli ID degli elementi sul client. Allora, se abbiamo un server, non dobbiamo creare l'ID
dell'elemento sul cliente, perché poi nessuno ci garantisce che è unico, perché poi l'applicazione in questo momento la stiamo usando solo noi, ma è un'applicazione che può essere usata da più utenti contemporaneamente. Aggiungeremo l'autenticazione, aggiungeremo il fatto che ci sono diversi utenti che possono lavorare sullo stesso insieme di dati e così via. E quindi se io ho 1, 2, 3 e creo 4, ma intanto c'è un altro che sta lavorando, ne creo un altro, gli do 4 perché lo facciamo sul cliente, questo è concettualmente sbagliato. Però per ora diciamo che ci dobbiamo accontentare perché questo server per ora non ce l'abbiamo. Ok? In questo caso è la logica dell'applicazione che dovrebbe forzarci ad avere il codice unico. Perché? Perché noi stiamo lavorando come se esistesse un solo utente per ora, no? Ci sono solo io che pacciocco, diciamo, con questa lista. Il codice corso è per sua natura unico, no? Quindi non poniamoci troppo problema. Però sappiate che questo problema esiste, piano piano, arrivando a fine corso, l'avremo risolto, come vi ho detto. Ok? Bene, allora facciamo un'operazione che è quella di far sparire il form nel momento in cui schiaccio salva. Come faccio? Adesso ne ho aggiunto un terzo, con la vuoto, col nome vuoto. Come faccio? Chi è che mi fa comparire il form? C'è uno stato apposta, siamo in exam table. C'è uno stato apposta che è show form, uno stato che abbiamo definito di servizio, perché sono quegli stati che dicevamo per la presentazione, di visualizzazione, no? Non contengono i dati, contengono solo come deve apparire la schermata. Che se messo true o false mi fa comparire e scomparire il form. Allora, io quando faccio la add, oltre a modificare lo stato degli exams, quindi aggiungendo l'esame, potrei modificare un secondo stato. Non c'è nulla che mi vieta di fare due operazioni insieme, ok? Nella stessa funzione, due operazioni di modifica dello stato nella stessa funzione, ok? Quindi tutti convinti che se io qui metto set show form false, ottengo quello che dicevo. Adesso lo proviamo. Quindi cambio due stati, cambio la lista degli esami e cambio lo stato che mi dice se visualizzare o no il form. React si adegua, non devo fare niente altro, non devo fare get element by display false, niente. React si adegua, vede che è cambiato lo stato. Se è cambiato lo stato di un componente, richiama la funzione del componente, riesegue il componente. Rieseguirà la return, trova lo show form con un valore differente, verrà fuori il bottone add anziché il form. Fa tutto da solo, ok? Mi raccomando, eh? Allora, ricarico l'applicazione per partire da uno stato noto. Add, diciamo A, B, vabbè, N, fa niente. 31, dai. 27, anche se nel futuro pazienza. Save, me l'ha messo ed è sparito il form. Ok? Quindi ho un primo meccanismo che funziona come mi aspetto. Ok? Quindi ho implementato l'aggiunta. È la stessa cosa che potete fare nel laboratorio. Quindi avere un form che compare da qualche parte in cui inserite i dati, li mantenete in uno stato, quindi avete i form di tipo controlled. Avete un bottone che farà in modo di aggiungere questa informazione. Ok? Come fa quel bottone? Sullo on click va a chiamare la funzione che io ho scritto nel componente che contiene lo stato che devo aggiornare e vado a cambiare quello stato mettendoci il nuovo esame.
E poi faccio tutto il resto che mi serve per la visualizzazione. Quindi se c'è bisogno di cambiare uno stato di visualizzazione come questo, mostra il form, togli il form e così via, lo faccio. Ok? Potrei aver fatto comparire un'altra finestrella, un qualcosa, non lo so, quello che volete, posso farlo. Ok. Ancora due cose vorrei farvi vedere. Poi magari facciamo un po' di pausa. Cos'è? 54, sì. Allora, abbiamo lasciato in sospeso. La gestione dell'errore. Console log, errore vuoto, no? Ovviamente queste sono le cose che all'esame non vorrei vedere. Chiaramente se le vedo non è che, diciamo, venite bocciati solo perché c'è scritto console log, no? Però è chiaro che, diciamo, c'è una parte dell'applicazione che poteva essere fatta meglio se proprio c'è zero gestione dell'errore, no? E quindi è evidente che l'applicazione non prenderà il massimo. Però inizialmente, piano piano, possiamo costruire l'applicazione così. Allora, cosa ne facciamo dell'errore? No, io ho messo un voto che era di sotto di 18, no? Non va bene, perché i voti sono da 18 a 31. Devo avvertire l'utente, no? Perché cosa posso fare? Quando c'è un problema, cosa succede in un form quando voi inserite, c'è un problema? Qualcuno vi mette un messaggio di errore, no? Ok, se andate poi a cercare su React Boost c'è anche il modo di farli comparire per i singoli controlli, eccetera, però bisogna trafficare di più, diciamo. Noi ci accontentiamo di qualcosa relativamente semplice, ma che funzioni bene, soprattutto come logica, anche perché qui il tempo è limitato e possiamo solo fare questo. Ok, allora, come faccio a far comparire qualcosa? Prima di tutto devo pensare dove lo faccio comparire e che cosa faccio comparire. Allora, devo avere un posto nella mia applicazione, nella mia vista, dove visualizzo degli errori. Ok? Abbiamo l'applicazione. Faccio add. Ok. Vabbè, c'è score 0. Faccio save. E quindi, una volta che ho schiacciato save in questa condizione, dovrebbe venirmi fuori un errore. Faccio un posto, non lo so, da qualche parte, qui sopra, tra la tabella e il form, sotto il form, insomma in un posto dove si veda. Oppure faccio un alert, mi raccomando, quelle di Bootstrap, non gli alert del browser che ogni tanto vedo all'esame. Perché? Perché non sono portabili, perché ogni browser fa quello che vuole su queste cose. È come mettere i campi del form, diciamo, nativi. Quindi mettiamo un messaggio di errore che compare nel momento in cui faccio la validazione e diciamo, non sono soddisfatti i requisiti che mi sono dati. In particolare qui ragioniamo sull'esame perché si fa prima. Allora, lo metto qui, lo tengo nel componente del form, direi che è la cosa più semplice. Perché? Perché l'errore lo rilevo nel form, così non ho da passare questa informazione a chissà chi nelle altre parti dell'applicazione. Poi si può fare, di per sé potreste tenere anche l'errore in app e quindi, diciamo, avere la possibilità di segnalare un errore in un, che so, posto fisso della vostra applicazione, sempre, che ne so, in alto a destra, da qualche parte, che è accessibile da app e gestito in app e devo passare la callback per settare questo errore in giro per tutti i componenti. Così ci viene esattamente bene quello di cui andiamo a parlare nella prossima ora e mezza, cioè quando abbiamo da passare in giro per tutti i componenti la stessa cosa, scopriremo che c'è un modo un po' più efficiente. Però, per semplicità, visto che è la prima volta, visto che adesso stiamo facendo, diciamo, il primo esperimento, lo facciamo nello stesso componente. Allora, io vi raccomando di usare questo modo, perché è la cosa, penso, più intuitiva, usare il componente alert che è fatto apposta, di Bootstrap React, anzi React Bootstrap, dico sempre al contrario, che ci fa comparire, diciamo una finestrella, una striscia, un riquadro,
in cui possiamo scrivere del testo, e possiamo chiuderlo comodamente, come adesso faremo, e possiamo ovviamente farlo comparire e scomparire comodamente dal JSX, semplicemente come abbiamo fatto col form, no? Abbiamo una variabile di controllo che deciderà se far comparire o scomparire questa informazione. Ok? Dove teniamo questa informazione? Di nuovo, per far comparire e scomparire della roba a comando, cioè da codice in React, ci vuole uno stato. Ok? Poi possiamo discutere su cosa metterci dentro, ma ci vuole sempre uno stato. Ok? Quindi allora, alert, qui ci sarà il messaggio di errore, eh? Diciamo error message. Lo stato cosa può essere? Vero o falso? Sì, di per sé, diciamo, in una prima versione potrebbe bastare, però se io devo scrivere errore, mi basta vero o falso. Ma se io devo dire anche che il problema c'è, forse vorrei una stringa, non solo un vero o falso, no? Perché così quando rilevo che c'è un errore, imposto questa stringa dicendo qual è l'errore e questa viene visualizzata all'utente. Ok? Quindi, diciamo che questo error message alla fine è proprio lo stato di cui ho bisogno, giusto? Gli do due funzioni. Uno è quella di farmi comparire e scomparire l'alert. Devo ancora scriverla, adesso lo faccio. E nel momento in cui compare c'è scritto dentro il problema, cioè il messaggio di errore. Ok? Quindi. Allora, se è uno stato lo metto nella lista degli stati. Consta. Ho staccato di una riga perché non è un esame, ma fa lo stesso. Error message. Set error message. Use state. Allora, è una stringa. Lo voglio tenere come stringa perché così c'è dentro il messaggio di errore. Lo inizializzo a stringa vuota e ragiona nella mia testa. Se questo valore ha stringa vuota, vuol dire che di errori non ce ne sono. Se non è stringa vuota, vuol dire che ci sono degli errori da visualizzare. Ok? Va bene, questa è un'assunzione che faccio io. Se non faccio questa assunzione, ho bisogno di un ulteriore stato, vero o falso, no? Però visto che di per sé stringa vuota vuol dire che non ci sono errori, mi basta la stringa per decidere se visualizzare o no l'errore. Se l'errore non c'è, la stringa è vuota e ho risolto il problema. Ok? Quindi, diciamo pure, stringa vuota, quindi stringa vuota, scriviamo in italiano che poi in inglese magari qualcuno lo fraintende, uguale non c'è errore. Ok? Bene, allora, ho messo il mio stato, error message. Punto interrogativo, eh? Se error message è impostato qualcosa che non è la stringa vuota, metto l'alert con l'error message, ok? Altrimenti niente. Come faccio a non far comparire niente in React? False. Un valore falso. Per quel pezzettino tra graffe fa sì che non compaia niente. React non ha niente da renderizzare, va bene così. Ok? Ok, quindi questo è un primo meccanismo, va benissimo. Poi lo raffiniamo un briciolino. Ah, alert is not defined, ovviamente. Devo andarmelo a importare. Ok. Vabbè, questi sono warning e set error message, diciamo, l'abbiamo creata con la use state, ma non l'abbiamo usata. In effetti, non imposteremo ancora un error message. Adesso lo facciamo, però prima vediamo, non è cambiato niente, ancora. Nel form, faccio comparire il form, qui non c'è niente, no? Perché? Perché c'è false. Perché error message l'ho inizializzato a stringa vuota, la stringa vuota valuta false in JavaScript. Quindi è per questo
che abbiamo insistito tanto sulla storia, occhio che la stringa vuota, valuta false, occhio che, eccetera, eccetera, perché così poi questi pezzettini di codice li scriviamo in maniera molto facile. Ok, allora impostiamo il messaggio di errore, togliamo quel bruttissimo console log e scriviamo set error message, errore. Voto, voto, facciamo pure così, score, quello che scriviamo sulla console lo scriviamo nel set, col set error message nello stato. Questo fa sì che cambi lo stato del componente, fa sì che venga effettuato di nuovo render, tutto il resto rimarrà uguale, comparirà questo alert, ok? Proviamo. Quindi ho solo messo set error message, errore vuoto. Poi il messaggio potete scriverci quello che vi pare. Potevamo anche essere più specifici perché qui è maggiore di 18, sarà errore vuoto e minore di 18. Ok? Però insomma, poi dipende da cosa volete fare. Quindi add, ok? Compare il form, set error message e stringa vuota. Perché? Perché non sono ancora passato nell'handler che mi fa la set error message, che mi viene fatta solo quando schiaccio save. Save, mi viene fuori questo errore vuoto 0. Ok? Ho fatto comparire un messaggio. Adesso lo facciamo diventare più carino. Oltre che carino, mi piace che di solito i messaggi di errore sono rossi, no? Va bene, però. Soprattutto, e adesso come faccio a mandarlo via questo? Ho capito, adesso faccio qualcos'altro, che so, mettiamo 19, eccetera, no? Allora faccio save, va bene, adesso mi è andato via perché ho fatto tutto che andava bene, volevo fare un'altra cosa, ma non si può perché abbiamo solo un controllo. Se io avessi sbagliato qualcos'altro, volevo che quel messaggio mi si aggiornasse, oppure che aggiungessi il vecchio messaggio, oppure come fa l'utente a dirmi che ha capito e così via. Devo un attimo ragionare su questi aspetti, ok? Allora, io la cosa che vi consiglio di fare è uno, di visualizzare sempre un messaggio di errore solo alla volta, ok? Perché così vi semplificate un po' il lavoro, eh? Fatto una verifica, poi fate le altre verifiche. Poi, se no, nello stato possiamo anche tenere una lista di messaggi, non c'è niente di male nel fare questo. Però poi se teniamo un array, allora dovete qua in visualizzazione vedere se l'array è vuoto, mettere false, altrimenti non so, fare una lista di paragrafi, fare quello che volete, fare in modo che queste cose compaiano decentemente. Però volevo almeno darvi l'idea di come fare, no? Allora, intanto mettiamo variant, danger. Danger, come si dice? Così ci viene rosso, va bene. Ma io vorrei farvi capire una cosa, nel senso che il motivo per cui usiamo React Bootstrap è perché certe cose ci vengono già semplificate. Quindi, tipo, se noi mettiamo l'alert, che adesso va bene, ho fatto cascare, come dire, dal nulla, e diciamo, avremmo dovuto cercarlo, no? Però, vabbè, da qualche parte. No, trovate, va bene. Abbiamo deciso di usare l'alert. Dove è andato? Dismissing, ok? Vedete che c'è il bottoncino X che si chiude, ok? Come faccio? Sarebbe carino, no? Ho capito, ho sbagliato, va bene. Adesso chiudo. Come faccio a realizzarlo? Allora, se non me lo dà React Bootstrap, sono io che devo crearmi il bottoncino, devo crearmi la X, mettermela in quell'angolino, fare in modo che stia in quell'angolino, e tutte queste cose qua, ok? Il bello, diciamo così, di usare React Bootstrap è che magari certe funzionalità, se vi adeguate un pochino, sono già pronte, no? Come se non volete la X in basso a destra, ma tipo va bene, in alto a destra, ok? Quindi non dovete paccioccare, c'è già, è pronta. Come si fa a usare? Guardiamo l'esempio, aggiungi una proprietà dismissible
aggiungere il bottone, quindi c'è dismissible, ok? E poi devo in qualche maniera anche poter agganciare l'evento che l'utente ha cliccato sul bottoncino. Perché? Perché in realtà lo stato del messaggio di errore lo ottengo io. Quindi mi piacerebbe sapere che l'utente ha cliccato sulla X, perché quando ha cliccato sulla X vuol dire che l'errore l'ha visto. Quindi io posso smettere di visualizzarlo, se no la nostra applicazione diventa piena di errori e non ci capiamo più niente. Oppure dovrei cambiare tutta la gestione del form e andare a vedere che con onChange ogni volta che cambia qualcosa, se ha scritto qualcosa di valido. Ok? Però cambia proprio tutta la gestione del form. Ogni volta con onChange vado a vedere, è valido o no, però non è che devo arrabbiarmi subito. Perché appunto, come vi ho fatto vedere prima, ha scritto 1 e intendeva voto 1. Magari sta scrivendo 19. Devo dargli tempo, eccetera, e diventa tutto molto più complicato. Io vi propongo una soluzione, poi se voi avete appunto la volontà di provare idee alternative, soluzioni alternative e così via, qui in laboratorio, eccetera, proviamo a valutarle insieme. Allora, come si fa? Allora, dismissible e poi c'è l'evento onClose apposta, a cui posso passare una callback per fare quello che ritengo. Tipicamente, ecco, qui mi fa set show false per farmi un esempio, no? Ha uno stato React che visualizzava l'alert. Ma io ce l'ho lo stato React, semplicemente non è un false true, è quella stringa. Quindi faccio la set error message della stringa vuota, ok? Quindi aggiustiamo. Volevo farvi capire come andarlo a prendere dalla documentazione, perché se no vi do la soluzione, ma poi quando siete da soli, dismissible, ok? E poi ci mettiamo la on close uguale. Callback, non direttamente, non chiamate direttamente, se no poi non ci capite più niente ed è anche difficile da debuggare. Callback, a me non interessa prendere l'event perché in questo momento non mi serve, perché tanto faccio la stessa cosa sempre. Set error message, virgolette, ok? Mi sembra, sì, non serve punto e virgola, siamo a posto, ok? Quindi, qui non ho bisogno di usare lo stato passato, qui lo stato nuovo è stringa vuota, indipendentemente dal passato, quindi non c'è problema di usare la callback come prima e tutto. Se lo stato nuovo è determinato, boh, è quello. Andiamo a vedere come funziona, l'applicazione. Add, ok, c'è lo 0, save. Errore vuoto 0, ho scritto io qualcosa, va bene, aveva diventato rosso, ok, ma quello era banale, è venuta fuori questa X, ok? Adesso se io schiaccio la X, cosa succede? Che mi sparisce il messaggio perché lo stato error message è tornato a stringa vuota, ok? Ma la X me l'ha fatta React Booster, non mi sono dovuto, come dire, complicare la vita, cercare di mettere un bottone, cancella l'errore, non lo so che altro potreste inventarvi, ok? Quindi questa è una possibilità per la gestione dell'errore. Quindi avere uno stato apposta che contiene un errore, una stringa, una lista di errori, insomma, quello che riterrete sia adeguato e lo mostrate, magari date all'utente la possibilità di dire ho capito, nel senso che con la X lo manda via. È la cosa che ci pare più ragionevole. E poi va bene, insomma, quando fate tutto il resto, non so, funzionerà. Ultimissima cosa, poi, beh, quasi ultimissima, tanto ci serve un pelo meno di tempo per la seconda parte, ma vorrei ricordarvi, uno, che avete sempre la possibilità di debuggare tutti i componenti, quindi con il plugin di React potete andare a vedere nei componenti i
I vari stati, in particolare adesso qui non c'è il form, quindi faccio add, faccio comparire il form, è venuto fuori il form, in exam form, non ho cliccato, in exam form ci trovate i vari stati, eh? Stringa vuota 0, l'oggetto dei JS e stringa vuota che è il messaggio di errore. Ok? Se io faccio save, mi spunta il messaggio di errore nello stato. Ok? Faccio la X, mi scompare il messaggio di errore e così via. Quindi, se avete dei dubbi, dei problemi, potete sempre debuggare. Ok? Ultimissima cosa, questa volta sul serio. Noi abbiamo fatto una handle submit, che io direi è sempre bene fare nei form. Perché, come detto, i form sono nati per sottomettere dell'informazione al server, ok? Proprio dalla prima versione dell'HTML 30 e più anni fa, ok? Quindi io in un form dovrei sempre avere una funzione che mi gestisce il submit, perché il submit può avvenire tramite un bottone submit, che noi adesso non abbiamo messo, oppure tramite l'invio su qualche campo e così via. Quindi io vi consiglio sempre di fare una funzione end submit e di mettere dentro questa end submit come prima cosa event. Ricordate che nelle slide avevamo pre-event default, ok? Ora, in questo momento non c'è niente da prevenire perché noi non abbiamo il bottone submit, ok? Ma nel momento in cui avessimo il bottone submit, magari lo facciamo dopo l'intervallo, questa evita che il form sia sottomesso. Se si sottomette il form, la nostra applicazione è distrutta. La nostra applicazione è una single page application, non deve mai sottomettere. Cioè non deve mai fare in modo che il browser debba ricaricare la pagina, ok? Quando parla col server lo decidiamo noi dal nostro codice JavaScript e lo faremo nelle prossime settimane, quindi con la fetch eccetera, ma lo decidiamo noi col codice, non è l'utente che fa un'azione che fa sì che il browser ricarichi una pagina, I due elementi a cui fare attenzione per il ricarico della pagina sono i form quando submit e i link, ok? Quindi anche i link, se ci clicchiamo sopra ci caricano un'altra pagina. Quindi in entrambi i casi, se abbiamo un handler dell'evento, dobbiamo fare prevent default, ok? I link fondamentalmente possiamo fare a meno di usarli, no? Se usiamo dei bottoni con long click anziché i link, fondamentalmente li abbiamo fatti fuori. Però i form ce li abbiamo e quelli dobbiamo gestirli. Ok, io direi che per ora basta, facciamo pausa e diciamo in quello che resta della lezione. Facciamo poi il context, quindi come abbiamo detto c'è da portare delle proprietà in giro e così via, può esserci utile, lo facciamo. Vi faccio il commit di questa roba mentre facciamo 10 minuti di intervallo. Ok. Stop.